La colpa è nostra. Trovati a linea diretta, siamo a parlare di ortopedia, lo facciamo con Giovanni Ricci, specialista in ortopedia e in medicina dello sport. Allora, dottore, c'è un ragazzo che di 30 anni che ci chiede: devo essere sottoposto all'intervento di ricostruzione del crociato anteriore. Mi dice quali sono le strutture, le tecniche ultime, cosa ne pensa dei legamenti artificiali? Ma prima le chiedo io una domanda, dottore, bisogna per forza operarsi quando abbiamo da Una lesione crociata. ricostruire una lesione Allora, crociata? la ricostruzione del legamento crociato anteriore, del crociato anteriore ha avuto un'evoluzione nel tempo. Parlando dei primi anni 80 non operavamo nessuno, operavamo solo esclusivamente i pazienti tra i 18 e i 30 anni, non le donne, perché no, per uno è maschilista, perché c'erano dei problemi. Operavi solo tra i 18 e i 30 anni perché era un intervento particolarmente complesso, era un intervento di cui ancora non conoscevamo bene i risvolti. C'è una domanda, sentiamo, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Senta, io sono uno, ho 55 anni, Sì? mi sono fatto una protesi completa al ginocchio 2 mesi fa e volevo sapere come potevo fare per mantenersi cioè, Nel tempo. nel tempo, giusto? Ecco, se ci sono qualcosa da evitare o da fare, insomma, ecco. Sono i consigli infatti che dobbiamo dare al termine dell'intervento chirurgico. Il mantenimento della protesi è legato, logicamente, essendo un prodotto meccanico, come tutte le cose si possono consumare. Io faccio sempre un esempio: se noi compriamo la stessa macchina, con la macchina io ci faccio 100.000 km l'anno, ci metto soltanto la benzina, non la controllo mai. L'altra persona compra una macchina, ci fa 1.000 km l'anno, non possono durare lo stesso periodo. Quindi Certo. la protesi va mantenuta come? Non facendo dei lavori pesanti, per esempio. Quello, il lavoro pesante, può usurare più facilmente. Se uno fa lo scaricatore di porto, fa il contadino o fa dei lavori in boscaiolo, la protesi consuma di più. L'altra cosa per cui possiamo però essere più precisi, scusate, è di non ingrassare e fare una vita regolare, quindi camminare poco ma spesso, fare delle buone camminate, evitare di fare camminate per esempio su fondo sconnesso perché essendo instabile si può. Poi le protesi. La durata una volta dicevamo duravano 10-15 anni, adesso io ho delle protesi in giro, sono 25-30 anni che stanno ancora bene perché abbiamo imparato a metterle, sono diventate migliori le protesi e tutto una curva di apprendimento che ci permette di star bene. Però il consiglio migliore è trattarla bene, quindi non ingrassare e non portare pesi e non fare E non delle cose affaticarsi. grosse affaticamenti. Poi andare in bicicletta, camminare, muoversi è la cosa migliore. Va bene? Grazie mille, grazie. Grazie a lei. Allora, noi torniamo a parlare del Del crociato crociato. anteriore. Quindi dicevo tra i 18 e i 30 anni, non le donne, perché avevamo, era un mondo nuovo da esplorare, come posizionarlo, con che cosa sostituirlo, e quindi abbiamo cominciato a imparare studiando quello che fare. Attualmente le ricostruzioni legamentose le fai a tutte le persone, perché la cosa fondamentale è sapere che l'assenza del crociato anteriore determina inesorabilmente un'artrosi precoce del ginocchio, quindi crea dei presupposti per un'artrosi. Perché il crociato anteriore, per quanto è importante la lesione, è una lesione che determina un'instabilità. L'instabilità è un fatto soggettivo per cui il paziente sente che il ginocchio va via, scappa, cede. Questo cedimento è un sintomo che può avvenire 100 volte al giorno, come può addirittura in un 7% dei casi non avvenire mai pur essendo rotto. Ciò non vuol dire che il ginocchio non deve essere stabilizzato. Attualmente la ricostruzione legamentosa viene fatta assistita dall'artroscopia, viene fatta non più con dei gessi da tenere per lungo tempo, non con una riabilitazione, quindi parliamo di 2 mesi di gesso in passato con 6 mesi di stampelle e 1 anno di ripresa funzionale. Attualmente si dice che non c'è tutore, non c'è gesso, si flette e si estende al giorno seguente, si Accidenti. riguida la macchina dopo 1 mese e si fa un'attività sportiva intorno al quarto mese. I risultati prima erano il 60%, attualmente sono il 95-96%. Quindi Allora, c'è un c'è abisso. un abisso. E che cosa ne pensa dei legamenti artificiali? Ci chiedeva questo Allora, i ragazzo. legamenti artificiali devono essere presi come una piccola nicchia, ovvero sia proprio una necessità, per cui bisogna prendere, veramente ne capita pochi da poter consigliare.
quello che possiamo fare, perché noi abbiamo un trattamento chirurgico per cui il legamento deve essere sostituito con qualche altra cosa, logicamente qualche cosa di biologico, e attualmente facciamo il gracile del semitendinoso, che sono due tendini dietro la coscia, oppure con il tendine rotuleo, che fino a qualche anno fa era il golden top, ancora attualmente tantissimi colleghi lo fanno correttamente, però l'altro ha dato dei migliori risultati perché per la riabilitazione è più consigliabile quello. Un'altra nicchia potrebbe essere quello dei legamenti presi da cadavere, dalla banca dell'osso, per cui il paziente viene preso questo legamento dalla banca, che è o il tendine rotuleo, il gracile del semitendinoso, e poi viene applicato nel paziente. Questo è ancora un altro campo che è allo studio? No, ci sono studi. Ancora attualmente non ha un grossissimo campo di sviluppo perché costano troppo. Purtroppo adesso guardano la spesa e non più al risultato, quindi allora c'è un po' un problema di come poter fare una cosa del genere. E quindi sono un po' io, per esempio, adesso da fare un legamento a un paziente che ha fatto il sinistro, se l'è rotto, perché come si rompono quelli del Padre Eterno si rompono anche quelli messi bene, e allora andiamo a prendere il legamento dall'altra parte, perché il paziente però ha rifiutato il trattamento con il legamento artificiale, quindi prendo il trapianto dall'altra parte per non indebolire eccessivamente e gli faccio il legamento dall'altra parte. Quindi i problemi ci sono, perché è una chirurgia frequentissima attualmente. Per quello che riguarda i legamenti artificiali, dobbiamo sapere che in pratica il legamento artificiale è un qualche cosa di biologicamente inerte, quindi non si trasforma in tendine. Il tendine che noi mettiamo si trasforma in legamento. Questa trasformazione biologica con il legamento artificiale non avviene, perché è un materiale inerte, quindi protesi è, protesi rimane, è come la protesi ginocchio. Certo. Quindi la protesi ginocchio ha una durata, il legamento artificiale ha una durata lo stesso, quindi lo puoi fare su dei pazienti per cui non hai l'indicazione per potergli fare un intervento classico. Personalmente l'ho fatto una signora ultimamente che aveva 64 anni, che di professione faceva la sciatrice, che faceva l'insegnante di educazione fisica, e aveva necessità di avere un ginocchio stabile. Non si era operata per tantissimi anni, aveva le ginocchia in condizioni con i menischi rotti e tutto quanto, e ha messo il legamento artificiale e sta bene e andrà bene, però sa che la durata di questa protesi è limitata nel tempo. Però se te gli dai 6 o 7 anni di gioia, gli dai un ginocchio che non va in protesi. Questo è il concetto. Allora, un'altra domanda che riguarda una patologia che purtroppo hanno in molti, l'alluce valgo, ci scrive questa signora: cammino male, ho tanto dolore anche a riposo, come posso correggerlo? È veramente tanto doloroso l'intervento chirurgico? Io l'ho ripetuto tantissime volte, da quando mi sono laureato tutte le volte sentivo dire di questo alluce valgo, dei dolori inenarrabili. Poi lavorando in una struttura dove c'era un chirurgo molto bravo, il dottor Bardelli, che faceva questi interventi, che mi ha insegnato, ho visto che non era vero. È sopportabile? Allora, a parte il fatto, l'intervento non è doloroso perché siamo sotto anestesia. Certo. Il post chirurgico attualmente con i farmaci che ci sono è distribuito. Il bisogno è che capisca il paziente che ha fatto un intervento per cui ha provocato una frattura sul piede, perché la correzione viene fatta con una frattura, quindi si rompe un pezzo d'osso, tanto per intendersi, per essere crudi. E bisogna aspettare logicamente che questa frattura si consolidi. Se io non penso che nessuna persona normale di mente si rompe una gamba, pretende di camminare con la gamba rotta. Ecco, le persone che si operano di alluce valgo devono capire che hanno avuto una frattura, quindi come tali devono stare attenti. Usare una scarpa particolare, camminare con le stampelle per qualche giorno, stare riguardati, mettere l'arto in scarico. Se si pretende che il paziente fa l'intervento, fatto l'alluce valgo, il giorno dopo sto in negozio, al ristorante o in studio, 8 ore, è logico che la gamba gonfi, il piede diventi gonfi, rischia che si infetti, tutti quei problemi che vengono fuori per una cattiva cura. Quindi il post chirurgico, come dico sempre, 50% è merito del paziente, 50% è merito del chirurgo. Quindi uno la frattura ce l'ha e logicamente se con la frattura ci cammini sente dolore. Certo, no, è stato chiarissimo e penso sia stato anche di grande aiuto. Poi ci sono i farmaci che ti danno conforto e tutto quanto, ma non si sente male se il paziente, specialmente i primi 10-15 giorni, svolge un'attività di convalescenza. Perché io dico sempre, non si passa dall'intervento chirurgico alla guarigione, si passa dall'intervento chirurgico
al problema, alla guarigione, tramite un periodo di convalescenza che può essere fatto con la riabilitazione, con il riposo, con i farmaci, con l'attenzione, con l'uso del ghiaccio, tante cose che servono. Certo, l'importante è stare da retta a chi io dico fa l'intervento, pazienti, certo. Io dico ai miei pazienti, facciamo una società al 50%, io dico e lei fa. E lei fa, e noi si fa perfettamente, tutto quello che dico va bene, tutto quello che pensa non va bene, così. Cioè, bisogna dare rete ai professionisti, è chiaro, no, che bisogna ora, questa è una battuta, è importante. Bisogna far capire, io infatti perdo tempo specialmente, che poi non è tempo perso, nel far capire al paziente che non si riduce all'atto chirurgico, ma alla partecipazione della guarigione da parte del paziente stesso, cioè ci sono dei tempi tecnici che non sono legati alla tecnica chirurgica senz'altro, ma ci sono dei tempi tecnici che sono biologici, che sono uguali per tutti. Poi ci sono delle persone che hanno altre problematiche, quindi hanno più difficoltà ancora, ma anche una persona normale. Non è che il calciatore guarisce prima perché è un calciatore. Il calciatore guarisce come guarisce un ragazzo che ha 20 anni che va a scuola, tanto per intendersi, perché biologicamente ci sono dei tempi che sono quelli. Certo. La cicatrice, la vascolarizzazione, l'ossificazione è quella per tutti. Poi ci può essere un ritardo, ma la norma è quella. Perfetto, allora andiamo avanti velocemente. Un mio amico coetaneo di 50 anni è stato trattato con una nuova tecnica per il mal di schiena. Lui sta bene, ma non ho capito bene cosa siano e come funzionino, probabilmente questa tecnica. Me lo può spiegare, perché anch'io ho un gran mal di schiena. Allora, dottore, quali sono le nuove tecniche per il mal di schiena? Allora, il mal di schiena è trattato attualmente in maniera completamente diversa da quello che trattavamo tantissimi anni fa. A parte la microchirurgia, ci sono per esempio delle tecniche per alcuni tipi di ernia, che si chiama Herniatom, è un sistema per cui viene aspirata con, per fare un esempio, sembra l'avvitatore del Black & Decker, tanto per intendersi, la fare in quel modo, è un motore per cui viene introdotta in anestesia locale nel disco intervertebrale, sì, questa sonda che è grossa come più di un ago, dove c'è una vite, si chiama la molla di Archimede, che permette quindi di ruotare e aspirare il contenuto. Questo contenuto viene raccolto in una sacchettina che è proprio alla base di questo apparecchio. Il chirurgo pulisce la parte interna e cosa succede? Trovando spazio, l'ernia si ritira e ritorna nella sua sede iniziale. Certo. Questo è un intervento che dà anche in questo caso degli ottimi risultati nel paziente giusto, perché se non è di espulsa non lo può fare, deve essere contenuta, ci deve essere un'indicazione specifica, sì, però il grosso vantaggio è che è ambulatoriale, viene fatta in anestesia locale e quindi mantiene la colonna nella sua interezza, mentre invece quando facciamo altri tipi di intervento siamo più... Senta dottore, siamo massimo in chiusura di tempo, ma una domanda gliela voglio fare. Fra le nuove frontiere dell'ortopedia, anche qui in provincia di Arezzo, questo per quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche come la ASL, c'è il robot in chirurgia ortopedica. Sì. Lei che cosa ne pensa? Serve veramente? Perché lei ci ha parlato di grandi scoperte, di grandi mini invasività anche nella chirurgia open. Ora io non so se la parte nostra, il robot serve. Che viene adoperato in chirurgia generale è diverso rispetto al certo. nostro. Noi per anni fa sono stati introdotti dei sistemi computerizzati per essere guidati dal computer con un sistema particolare, ma nel campo nostro non hanno avuto un grosso successo, perché noi facciamo un intervento che, a parte il fatto visivamente, ci dà poche indicazioni. Sull'anca ci sono degli studi fatti, ma grosso modo non lo adopriamo. Io personalmente non lo adopro, ma non lo adopra praticamente nessuno. Chi fa chirurgia non lo adopra nessuno. Mi pare che le nuove frontiere siano appunto quelle che lei ci ha descritto. Nel punto di vista nostro, esatto, nel nostro campo questo qui. Poi dal punto di vista chirurgico, noi siamo già mini invasivi con l'artroscopia. Infatti le laparoscopie funzionano benissimo, i chirurghi generali le adopro. Gli altri chirurghi, non ho un'esperienza diretta, so benissimo che in otorino hanno degli ottimi risultati, in cardiologia hanno degli ottimi risultati, perché vanno in maniera mini invasiva su spazi piccoli. In ortopedia purtroppo gli spazi sono grandi, quindi riusciamo a entrarci più facilmente. Un po' lavoro da carpentiere, dottore. Perfetto, allora ringraziamo il dottor Giovanni Ricci, anche voi cari telespettatori per le domande che ci avete fatto, che avete fatto proprio qui in diretta, a linea diretta, appuntamento con la prossima trasmissione, ve lo ricordo, il lunedì e il venerdì, dopo il telegiornale delle 14. Grazie ancora, dottor Ricci. Grazie a voi. Alla prossima, arrivederci. Dico.